Ci troviamo in questo momento a Caselle Torinese durante la fiera Agricoltura Commercio tra passato e futuro. Con noi abbiamo i tre artefici di questa grande festa, di questa grande kermesse fieristica casellese. Andrea Venturino, dei Giovani Agricoltori Casellesi, Luca Marchiori, presidente dell'Associazione Libera Commercianti, e Paolo Gremo, vice sindaco, nonché assessore al commercio e anche dell'agricoltura. Andrea Venturino, com'è la giornata? Com'è stata? Ma devo dire che la giornata è stata bella. Insieme abbiamo avuto tanta gente che è venuta a trovarci. Abbiamo messo tutto il nostro cuore per preparare la festa. E siamo molto orgogliosi che è stato un buon successo. Volevo ringraziare tutti i giovani agricoltori e tutti anche l'associazione commercianti, tutti quanti che tutti insieme abbiamo fatto una cosa molto bella. Luca Marchiori, possiamo dire che l'afflusso di gente è stupendo, la giornata è anche, se anche delle ideali. Qual è il motore portante di questa festa? Il motore portante della festa è la gente, perché tutto quello che stiamo facendo in questa giornata è dedicato a loro. La collaborazione che è nata tra noi commercianti e i giovani agricoltori ogni anno ci porta a migliorare questa bellissima festa. Quest'anno l'affluenza, pur avendo diverse iniziative nei paesi limitrofi, io direi che è un notevole successo. Hanno lavorato tutti alacremente perché questo succedesse ed è veramente, veramente bello. Sentire la gente e farci complimenti è il premio più grosso per una manifestazione organizzata da noi, insomma. Assessore Gremo, in molte occasioni lei ha detto che il Caselle è un paese agricolo. Allora, innanzitutto Caselle è un paese che ha 70% di territorio ancora componente agricoltura. Questo vuol dire che con un'agricoltura molto presente, molto attiva, è garanzia di integrità del territorio stesso. Se a questo uniamo anche la fortuna di avere una generazione di giovani agricoltori di una fascia d'età che va dai 15 ai 25 anni, questo è garanzia di mantenimento del territorio almeno per altri 50 anni. Unendo questa peculiarità, un'altra grande peculiarità di Caselle, perché non dimentichiamoci, Caselle già dai tempi del re era stata insignita come territorio di genti molto bravi nel commercio. Unendo commercio e agricoltura, le due radici forti di questo territorio, noi abbiamo ripercorso quella nostra storia proiettandoci in un futuro. Quello che vogliamo essere un futuro che però deve essere un percorso di crescita, e lo vediamo in questa manifestazione che è partita 4 anni fa, è cresciuta anno per anno con un tempo, diciamo, breve, senza correre, senza voler arrivare subito a un risultato ridondante, perché il segreto è quello di crescere e non dimenticare nessuno. Andrea, cosa vuol dire per un giovane come te essere agricoltore? Per me vuol dire tanto, vuol dire continuare la passione che mi ha tramandato mio papà, mio nonno, e continuare. Sono molto felice di poterla continuare e condividerla con tutti quanti. Luca Marchiori, abbiamo visto in questa giornata che tutti i commercianti di Caselle comunque hanno partecipato attivamente a questa fiera. Hanno partecipato attivamente, ma credo che possiamo ancora fare meglio. Questa non vuole essere una critica, però ci si spende tanto per fare queste iniziative, c'è una buonissima collaborazione da parte di molti commercianti, forse qualcuno deve ancora capire bene cosa vuol dire promuovere la propria attività in queste occasioni. Insomma, io quello che voglio dire è grazie ai casellesi e a tutti quelli che oggi hanno partecipato a questa manifestazione, perché sono la nostra forza, sono le persone che ci danno la spinta a far sempre meglio e a coinvolgere
anche altre realtà nello sviluppo di queste manifestazioni. Non dimentichiamoci che oggi, assieme all'Associazione Commercianti e ai giovani agricoltori, c'è un gruppo di persone che non c'entrano nulla né col commercio e né con l'agricoltura, che ci hanno dato una mano enorme per allestire tutto questo. E questo vuol dire essere parte di una comunità attiva. Assessore Gremo, in chiusura, un bilancio su questa giornata? Ma direi, il bilancio non può che essere positivo. Mi hanno anticipato Andrea e Luca, dando tutti questi meriti alla gente. Io vorrei aggiungere ancora un particolare, e che più che aggiungere un qualcosa è un invito. Io inviterei tutti quei cittadini che sono sicuramente innamorati di questo paese, tutte quelle associazioni del territorio che comunque operano nel paese, di trovare il modo di mettersi in contatto con loro, con questo gruppo di persone come è stato il Fumafesta, e entrare a far parte di questo circuito che crea eventi per il bene della comunità. Cioè, io penso che se il paese in cui vivi è bello, tutti quanti ne siamo più orgogliosi. Io penso solo che quando noi siamo in vacanza e sentiamo qualcuno che parla bene del nostro paese, ne siamo inorgogliti. Il problema è che non possiamo sempre pensare che siano gli altri a rendere bello il nostro paese. Ognuno di noi deve fare qualcosa e assumersi questa responsabilità. Ciao Presidente! Ciao, ciao. Andate piano! Non fare prima!